Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho deciso in questo video, che andrà un pochino più per le lunghe rispetto agli altri, di parlarvi un po' di me. Di che cosa parleremo? Parleremo della mia carriera da atleta, perché anche se non si vede che sembro un gabibbo vestito di bianco stasera, ma sono un atleta, lo sono sempre stato e ho sempre praticato sport. In questo video vi racconterò, cercando di essere più sintetico possibile, le mie avventure negli sport che ho praticato e che continuo a praticare. Quindi cominciamo subito. Allora, lo sport mi ha sempre affascinato, fin da piccolo comunque sono sempre stato un bambino che andava a oratorio, giocava a pallone, correva come un disperato. Ho sempre amato l'attività sportiva, lo sport in generale, in particolar modo i classici sport, il calcio, eccetera. Quando avevo all'incirca 8 anni, in terza elementare insomma, mi ricordai che mio cugino giocava a basket. Sono cresciuto molto vicino a questo mio cugino Luca, anche proprio perché mia nonna abitava di fianco a dove abita lui. Quindi, diciamo che trovarsi, andavo quasi tutti i giorni da mia nonna perché i miei lavoravano, quindi mi trovavo spesso a giocare con lui il pomeriggio, no? E mi ricordo che lui faceva basket in una società di Garbagnate, che tra l'altro saluto, l'OSL Basket, squadra molto forte adesso, ma anche allora non scherzava, ma adesso è ancora migliorata ed è in continuo movimento come società. E niente, allora provai, in terza elementare provai, non fu una stagione particolarmente fortunata, feci due partite di campionato, mi divertii tanto, Però poi feci due partite di campionato e tra l'altro vincemmo entrambe, solo che poi all'oratorio, facendo un po' il pistola con un mio amico, mi sono rotto la tibia e quindi ho dovuto star fermo. Ho dovuto star fermo, ho fatto in tempo a debuttare, a ritornare a fare 2 minuti di numero al torneo che organizzava proprio l'OSL, che in famiglia praticamente dividevano a squadre miste tutte le giovanili, quindi da, che ne so io, le categorie erano aquilotti, scoiattoli, così, le ragazze, tutte unite si dividevano e si davano il nome delle squadre dell'NBA. E appunto quell'anno lì giocai nel Chicago Bulls, vinsi quel torneo, ma francamente non è che me lo sentii tanto mio, visto che giocato veramente 30 secondi giusto proprio per farmi fare quel torneo, giusto per farmi vedere, ecco, mi fecero giocare quel torneo perché non ero ancora, non giocavo da tantissimo perché quella frattura lì mi tenne fermo 2 mesi e mezzo circa, quindi tutta la stagione poi alla fine, quei livelli lì. L'anno dopo la stagione invece fu piena e mi ricordo che non è che andò proprio una meraviglia, anzi direi che non è che abbiamo fatto molto bene, anzi, abbiamo giocato diversamente, ma abbastanza male, però c'era da calcolare che eravamo appena passati di categoria d'età, quindi giocavamo con quelli più grandi di noi e quindi era normale anche questo. Però comunque, diciamo che mi divertì tanto. Il quarto anno fu un anno meraviglioso. Vincemmo il campionato perdendo una sola partita, tra l'altro me la ricordo bene, a Rho contro la Victor Rho, all'ultima del girone d'andata, me la ricordo ancora, ce l'ho qua stampata, e perdemmo per 3 punti, 3-4 punti, cioè di poco, e non meritammo di perdere quella partita, però abbiamo persa e al ritorno gli abbiamo dato 15 punti di scarto sempre alla Victor Rho. Fu una lignata allucinante perché abbiamo dato veramente una batosta allucinante veramente a loro, che erano sicuri di poter fare molto bene. E tra l'altro poi vincemmo il campionato e a gennaio, però, gennaio-febbraio, partimmo e andammo a fare, io lo chiamo il torneo di Viareggio del mini basket, perché alla fine era un torneo molto simile. Chi segue il calcio sa che cos'è il torneo di Viareggio. Noi andammo a fare questo torneo che era organizzato dalla squadra che si chiamava CEFA, CEFA International, Torneo Internazionale CEFA, una roba del genere. Ed era un torneo molto prestigioso, ed è un torneo ancora tuttora, da quello che so, va avanti, molto prestigioso, dove parteciparono diverse squadre di Serie A. Beh, noi perdemmo nei gironi, la formula era un po' deficitaria a livello del, cioè,
penalizzante, nel senso che c'erano le squadre divise per gironi e passavano solo le prime, quindi bastava che andava male una partita e andavi fuori, ecco. E noi facemmo un bel girone, perché comunque battemmo la Pompea Napoli, che è la squadra di Napoli di pallacanestro che gioca, non so se in Lega 2 o dove, allora era in Serie A, no? Allora, quando giocavo a basket io. Battemmo quella, battemmo i padroni di casa della Cefa, perdemmo in maniera anche abbastanza netta, direi, contro il Montepaschi Siena, che alla fine arrivò secondo nel torneo, ma fu veramente una delle squadre più forti, anche poi, insomma, sappiamo il Montepaschi che squadra era e che vivaio aveva. Poi allora, sì, come secondo entrammo nel giro per cercare di arrivare nel complicato formato del torneo, per cercare di arrivare il più possibile in alto nel torneo, e affrontammo, mi ricordo, la Pallacanestro Torino, vincemmo anche quella, entrammo così nel terzo o quarto posto, dove battemmo i gironi erano 4, se non mi ricordo male, le prime giocarono, comunque giocammo poi la terzo o quarto posto e contro Montecatini. Noi arrivammo stanchissimi, perché comunque non eravamo abituati a giocare questo torneo con questo livello, e perdemmo, arrivamo quarti, ma fu un successo comunque, perché arrivare quarti a quel torneo per una squadra, poi alla fine dell'oratorio, perché SL Oratorio San Luigi, anche se poi ha creato un gruppo e si è creata veramente una squadra forte, quel torneo chiaramente che vide arrivare seconda la Montepaschi. Montecatini comunque una squadra di basket con una tradizione, vinse la Patagos Budapest, che è una squadra che legnò tutti in quel torneo lì, insomma, ecco, tutto sommato alla fine per noi fu una bella soddisfazione, anche perché mi ricordo che l'avevamo fatto in Garfagnana e fu una bellissima avventura, un bellissimo tutto, insomma. Poi da lì a fine anno io e altri 4 amici compagni di squadra siamo stati chiamati dalla squadra superiore, che aveva vinto anche lei il campionato, per fare una sorta di coppa interregionale contro il Novara, e vincemmo la grandissima sia andata che ritorno, e vincemmo anche un torneo triangolare che onestamente manco mi ricordo il nome, lo vincemmo anche abbastanza nettamente anche quello, ma sinceramente quella era proprio un torneo amichevole, ecco, tutto qua. Fece ancora il torneo quello a squadre miste, stavolta però andò malissimo. L'anno dopo rivincemmo il campionato all'ultima partita contro squadre veramente toste, perché anche lì siamo passati dal mini basket al basket, quindi le regole cambiarono, i canestri più alti, i tre punti, noi siamo riusciti a vincere anche quel campionato, però a fatica, vissuto meno dell'anno precedente, giocai molto meno, appunto proprio per il mio giocare meno e i miei non dissapori, ma non come posso dire, non legame con l'allenatore, e soprattutto anche i tanti impegni, a quell'età lì c'è il catechismo, gli esami, le cose, la scuola, il dopo scuola, perché comunque non sono mai stato uno che si impegnava a scuola in maniera netta, importante. A quel punto lì ho detto basta e ho smesso col basket, ho fatto un anno di pausa e poi ho cominciato il calcio. Calcio è stato una delle... In realtà in tutti questi anni qua comunque ho fatto anche ballo, poi dopo vi spiego quando entrerò a parlare di ballo. E il calcio credo che comunque sia stata uno dei periodi più belli della mia vita, sia stati quelli di quando ho giocato a pallone. Allora io ho cominciato a fare un provino allo Sporting, feci un amichevole tra Sporting Garbagnate, una società che adesso purtroppo non esiste più, c'era lo Sporting, debuttai diciamo in una partita di allenamento tra Sporting A e Sporting B, feci 3 gol e feci anche una bella impressione all'allenatore, solo che poi non mi trovai con l'ambiente, nel senso che già non sono riuscito a legare molto con i ragazzi lì, e quindi decisi di... dico no, non è il mio ambiente. Il mio amico che giocava a un'altra squadra Garbagnate, la Speranza Primule, lo contattai, dico ma giochi ancora qua la Speranza Primule? Fa no, guarda, sto giocando alla Baranzatese. E gli faccio guarda, quasi quasi vengo, sì, fai il provino e vediamo. Io andai là, fortunatamente fui preso, inspiegabilmente, perché io coi piedi non è che sia stato mai un fenomeno coi piedi, anzi sono sempre stato uno alla Inzaghi, nel senso che è stato uno che appena poteva buttava il pallone dentro, ma non è che aveva
questa capacità di classe è enorme, però piacque al mister e cominciai a giocare. Primo anno di calcio non andò bene, nel senso che non arrivavamo a metà classifica. La cosa bella è quando cambiò il mister. Diciamocelo, lo dico papale papale, l'altro mister, comunque gli volevo bene anche a quell'altro, però non si era mai creato un legame con mister Andreola, che saluto con tanto affetto. Credo che si sia creato un legame oltre. Pensate che dopo 2 anni fa sentì suo figlio per caso su Facebook, ho stuccato la telecamera, sono andato a telefonargli. E gli fece la sorpresa proprio perché veramente ci fu un legame che andò oltre al calcio, quindi fu qualcosa di mostruoso, di bellissimo, di bellissimo. E quindi niente, da lì partì questa avventura calcistica. Primo anno, ripeto, tante soddisfazioni personali per quanto riguarda la vita proprio, no? Senso di vita. Perché veramente mi diede tanto. Andammo poi a fine anno, praticamente ci trovammo un invito della federazione, in quanto gli 87, cioè quelli un anno più grandi, noi eravamo Galassia Milan e c'era un torneo qua in zona, si chiama Brianza Cup, non so se c'è ancora, un torneo molto importante. Praticamente dove ci andavano tutte le scuole calcio delle squadre maggiori, quindi c'era una squadra che rappresentava, allora si chiamava appunto Juve, quello che adesso è Juventus Soccer School, poi c'era, che ne so io, i ragazzi del Toro, che era Bovisio Masciago, il Cologno Calcio, che era il Torino Scuola Calcio Torino, insomma tutte queste squadre qua, noi eravamo Galassia Milan. Praticamente gli 87, pur faticando nel loro girone, però arrivarono davanti alla Real Cesate, che nella zona era l'unica Galassia Milan oltre alla nostra. E quindi ci qualificammo a questa torneo. Noi non dovevamo andare, dovevamo andare gli 87. Gli 87 però decisero di andare a fare un altro torneo e dire mandiamo gli 88, cioè noi. E praticamente gli 88 più 2-3 giocatori loro. Noi esordimmo in questo torneo, perdemmo 8-0 col Cologno Calcio, fu un massacro, Cologno Calcio ci uccisero proprio. E niente, ci massacrarono, però poi alla fine battemmo il Cantù San Paolo, che era Scuola Calcio Como, se non ricordo male, e la terza era proprio contro, mi sembra, il Bovisio Masciago, se no, sì, contro il Bovisio Masciago vincemmo 2-0. Poi affrontammo in semifinale, adesso non mi ricordo chi, ma vincemmo anche la semifinale, e ci ritrovammo il Cologno Calcio in semifinale. Cioè, oggettivamente il Cologno Calcio era la squadra più forte di noi, aveva battuto 8-0 noi nel girone. Nonostante tutto siamo riusciti a rifilargli un bel 1-0. Il gol, mi ricordo, lo segnò un ragazzo che chissà che fine ha fatto. Se io lo saluto, mi auguro che lo possa sentire, perché si chiama Delle Stelle. E niente, quindi se dovessi per caso vedere questo video, lo sto salutando, ecco. Vincemmo a Bovisio Masciago davanti ad esempio Sala del Torino, c'erano tanti osservatori del Torino. Vincemmo questo torneo, fu una soddisfazione incredibile, perché un torneo difficilissimo, vincerlo così. E quindi è stata veramente una gran bella cosa. Tra l'altro abbiamo fatto anche un altro torneo solare al Cistern, quello andò male la finale pur non meritandola. E poi partì, forse per l'esperienza, una delle esperienze più belle della mia vita, che è stato il ritiro pre-campionato dell'anno dopo. È stata una settimana di allenamenti a Baranzate, più una settimana là a Vione e Temù, che è praticamente vicino alla Val Camonica. Lì credo che sia stato uno dei momenti più belli della mia vita, assolutamente. Quindi sono contento di averla vissuta e mi dispiace solo di non riuscire più a vedere amici con quali ho condiviso quei momenti, perché a me sono rimasti dentro e faccio fatica a farli uscire, non riuscirò mai a farli uscire. Poi il secondo anno purtroppo andò male, sia per i risultati, poi esonerarono il mister, ci mandarono un altro mister che francamente sembrava più un po' sclerato, e la squadra si sciolse, quindi purtroppo finì lì la mia avventura calcistica. L'avventura sicuramente più importante per quanto riguarda la mia carriera da atleta è il ballo. È il ballo perché alla fine è stato quello dove ho condiviso più cose, ecco.
cominciai a ballare, io nel 2000 cominciai a ballare, a muovere i primi passi. Nel 2001 feci la mia prima gara. Capite che io sono dell'88, quindi ero proprio piccolo, ballavo con quelli che arrivavano anche a 15-16 anni, quindi andò male, ma era logico che andasse male, però tutto sommato feci due gare lì. Poi la ballerina non ebbe più voglia, però quelle due gare lì comunque me le ricordo ancora adesso. Ne feci una Desio e una Cinisello, c'erano dei numeri pazzeschi per i ragazzini in quel periodo lì. Poi ripresi nel 2005 e 2006, allora facevo ballo da sala, poi passai alle danze standard. Io come danze standard feci anche un po' di gare e me le vinsi tante, vinsi qualcosa come 28-29 gare consecutive, tra cui due titoli regionali. E gare che adesso vengono considerate prestigiose, che allora tipo il Milano Open, il Festival d'Autunno, gare che chi fa ballo conosce, anche se adesso ormai non ci sono più, però chi fa ballo, ripeto, le conosce, tipo mi viene in mente il Trofeo Tony Rose. Cioè, a Salso Maggiore Terme mi diedero un trofeo di vetro bellissimo. Insomma, gare che erano importanti. Finché poi smisi perché mi feci male. La ballerina voleva fare latinoamericano, cosa che a me non mi piaceva. Io volevo fare danze standard. Per chi non lo sapesse, è un liscio, però più a livello più alto, più internazionale. Ah, a proposito, Foligno, il Trofeo Topolino. Insomma, ne ho vinte di gare importanti. E poi alla fine lei decise di smettere, io mi fermai, passai forse il periodo più tamarro della mia vita, piercing, pelata e via discorrendo. Nel 2010 decisi, pensate, feci un torneo di calcio balilla, vinsi quel torneo, mi diede una spinta enorme, mi fece tornare la voglia di competere in qualsiasi ambito. Già che poi mio papà, noi avevamo sempre avuto comunque la scuola di ballo, avevamo una ballerina che cercava ballerino, anche se era molto più grande di me, dico proviamo a vedere, cerchiamo un ballerino di tango argentino. Io il tango argentino lo feci nel 2008 per provare, feci anche una gara per provare, un regionale lo vinsi e ragazzi, mi andò bene. Però era solo per provare e poi dopo smisi subito perché la ballerina non voleva fare le gare, quindi smisi. Nel 2010 ripresi il tango argentino e le cose andarono bene, vinsi il campionato italiano, quindi poi vado avanti. Poche parole, sono arrivato adesso col tango con una piccola parentesi dal 2008 al 2009 dove mi buttai nell'electro dance. Electro dance, tectonic, quel mondo lì era un mondo più vario perché il tango argentino l'ho fatto sempre in federazione. Con la federazione tu hai una sorta di esclusiva. L'electro dance invece era fatto a gruppi, ogni gruppo organizzava le sue gare. Spesso tu non conoscevi chi è che organizzava le gare, andavi nelle spiagge perché sapevi che c'era gente che lo ballava e la facevi. E nell'electro dance, insomma, vinsi una caterbata di cose. Campionati, ho vinto 17 mondiali e 12 europei, però il valore di queste gare ovviamente è relativo, no? Perché comunque è più relativo proprio per il fatto che non c'era una federazione alle spalle, ma c'era dei gruppi di lavoro. E una caterbata di campionati italiani, insomma, tantissimo, tantissimo, che tengo tutto minuziosamente nel mio libro dei diplomi, perché alla fine ti danno i diplomi. C'è di buono che l'Electro Dance costava solo magari il viaggio, perché alla fine, quando vi feci l'Electro Dance non esisteva una federazione di Electro Dance o un gruppo di Electro Dance unico, c'erano queste spaccature, per cui ognuno, tu non, ma, o pagavi un'iscrizione molto blanda, quindi magari 5 euro, tutto così, se no addirittura molte volte l'iscrizione era anche gratuita. E vinsi tante cose, un giorno dovevo andare in vacanza vicino a Imperia, così decisi di fare una gara per la Francia addirittura, cioè, vinsi anche quella. Cioè. Insomma, vinsi tantissimo con l'Electro Dance e poi mi ributtai sul tango appunto nel 2010 dopo questo famoso torneo di calcio balilla. E nel tango probabilmente ho trovato la mia strada, non tanto come risultati, non solo come risultati, ma quanto come passione, come voglia di fare. E nel tango comunque ho vinto 8 campionati italiani, ho fatto 2 finali ai mondiali Ido.
due finali, scusate, sette finali, perché le gare sono per balli singoli, sette finali ai mondiali Ido, con i massimi risultati sono arrivato 5 volte quarto, quindi insomma comunque non un grandissimo livello, ma un buon livello. E insomma, alla fine, in poche parole, sono arrivato a 31 campionati regionali, 52 campionati italiani, 17 mondiali, 12 europei, contando l'Electrodance. Quindi, insomma, direi che la carriera, 15 Coppa Italia, quindi direi che come carriera a livello, come posso dire, di ballo, non ho nulla da. Vorrei qualcos'altro, cercherei, sinceramente vorrei, sto andando avanti ancora a ballare ovviamente, devo decidere adesso cosa fare l'anno prossimo, faccio anche una disciplina oltre il tango argentino che si chiama Disco Fox, che pochi conoscono ma che vi invito di andare a cercare su internet perché è molto bella e molto divertente, per esempio si balla una specie di caraibico ma sulle musiche da discoteca, quindi molto molto bello. E niente, quindi io vado avanti col tango, è diventato il mio lavoro, praticamente a tempo pieno lavoro come insegnante di ballo. E niente, adesso deciderò cosa fare l'anno prossimo, che categoria ballare, dove ballare e vedremo cosa fare. Insomma, la stagione quest'anno l'ho finita. Ho delle coppie che porto avanti e questo mi fa piacere, la scuola va avanti, quindi insomma, direi che alla fine non mi posso lamentare, anche se credo che sia arrivato il momento di fare il salto di qualità anche nel tango, cioè, e parlo anche a livello di numeri. E piano piano penso, spero di poterci arrivare. Ecco, piano piano, piano piano, piano piano, penso che alla fine devo andare, andrò avanti a lavorare, prima o poi le soddisfazioni grandissime che le posso raggiungere col tango sarà difficile, però ci spero, ci spero. Quindi praticamente, ripeto, la mia carriera da ballerino è stato ballo da sala dal 98, dal 99, così dal 2000, dal 2000 al 2002. Danze standard dal 2003 al 2006, ho fatto un po' di ballo da sala anche 3 anni fa, 3-4 anni fa, però alla fine non ho fatto, ho fatto i campionati italiani, ho fatto la finale, comunque sono arrivato sesto, no, quinto, quinto. Mentre invece tango argentino e disco fox dal 2010 in poi mi hanno portato comunque 8 titoli italiani, diverse Coppe Italia, insomma, quindi ragazzi, questa è la mia carriera. Il video è andato un po' per le lunghe. Chiaramente poi ho tralasciato che ho fatto dei tornei di calcetto con lo Juventus Club Garbagnate, ho tralasciato che ho provato con la scuola, ho fatto pallavolo, però il video è già andato per le lunghe. Se mettevo veramente tutti gli sport che ho fatto, non finivo più. E vi faccio vedere solo una cosa. Zoom un attimo. Vediamo se riesco a far vedere. Vediamo che. Ecco qua. Questo è lo spazio che io ho dedicato alle mie medaglie. Le mie medaglie del ballo, come vedete, sono divise in quattro, c'è quelle più alla vostra sinistra, di qua, sono le medaglie delle gare, cioè le gare, i trofei. Quelle, diciamo, in centro a sinistra sono i titoli regionali e le coppe nazionali. Quelle, le penultime, che sono una paccata, sono tutti i campionati italiani, quindi secondo posto, terzo posto, primo posto, terzo posto, tutto insomma. Le ultime sono le gare internazionali, infatti vedete che le ultime, quelle che si vedono di più, hanno la bandiera dell'Austria, proprio perché l'ultima gara l'ho fatta a Innsbruck. E quindi questo dunque, ci tenevo a farlo vedere. Ragazzi, il video è durato quasi mezz'ora, quindi non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per l'attenzione, spero che il video vi sia piaciuto, ci tenevo a raccontarvi la mia storia da atleta sportivo. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!